Siamo dati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle, abbiamo sentito lo splendido, anche se un po' lungo, Vangelo del celebre episodio della risurrezione di Lazzaro. Un Vangelo che contiene tantissime fonti di insegnamento per noi. Cercherò di elencarne almeno alcune andando con ordine. Allora, penso che voi conosciate la legge italiana, specialmente per chi ha avuto già la non bella, umanamente parlando, esperienza di avere un lutto in famiglia. Ok? Voi sapete che un funerale, parlo, lo sa benissimo, non si può celebrare prima che trascorrano 24 ore dalla morte. Perché? Perché se non passano 24 ore potrebbe non essere morte vera. Ci sono stati dei casi. Potrebbe essere una morte apparente. Quindi ci vuole che sia passato un giorno per dire questo è morto morto. Morto morto vuol dire che va al cimitero, vuol dire che non c'è nessuna speranza e possibilità di tornare a vedere quella persona parlare, sorridere, camminare, muoversi e gesticolare. D'accordo? Da quanti giorni era morto Lazzaro? Sentite un Vangelo. Da 4 giorni. Quindi Lazzaro era morto morto. Capite? Ma morto morto. Ma morto morto morto. Ecco. Quindi che per la parola di Gesù che dice Lazzaro vieni fuori, questo esce dalla tomba, state attenti, questa non è una favola, eh. Quando San Giovanni ha scritto questo Vangelo, erano vivi quelli che avevano visto questa cosa qui, e potevano dire, oh, ma che dici? Guarda che Lazzaro sta, la tomba sta lì, balla bene se ci credi. Non ha detto nessuno. Quindi questo è un fatto storico, realmente è accaduto, ma voi ci provate a immaginarvelo, la faccia che hanno fatto? Quando gli ha detto apri la tomba, dice, signore, ma che t'apri la tomba? È morto dai 4 giorni, lo sapete, purtroppo un sacerdote ha un'esperienza, mi è capitato qualche volta, purtroppo, in passato, di recarmi a recitare il rosario che si fa la sera presso i familiari, specialmente d'estate, già dopo 2 giorni è difficile stare vicino, poverina, ad un cadavere, purtroppo, è una mortificazione, ma dopo 4 giorni non si respira. E questo è uscito fuori. Cosa significa come prima cosa? C'è qualcuno che è capace di fare una cosa di questo genere? Far uscire una persona dal sepolcro, cosa ha fatto Gesù? Come ha fatto a fare questa cosa? Ha fatto una cosa molto semplice, ha richiamato l'anima di Lazzaro facendola rientrare nel corpo esanime. Quindi vuol dire che lui ha potere sull'anima e sul corpo. E quindi secondo voi Gesù chi è? Se è capace a fare questo? È uomo come tutti gli altri? È un grande santo? È un profeta? O è qualcosa di più? È Dio. Quindi quando sentiamo questa cosa, noi non possiamo dare troppo per scontato. Tutti quanti ci hanno la carichismo che Gesù Cristo è il figlio di Dio, ma tu sei sicuro? Tu ci credi veramente che Gesù è Dio? Capite? Ci credi? Allora, a me, mi raccomando, nessuno si sente offeso dalle parole che sto dicendo, quando mi vengono a dire alcune pecorelle, prima e qualche volta anche oggi, cioè, padre, a me non mi viene tanto in chiesa, ma io ci credo, stia tranquillo che qualche preghiera la faccio, vengo ogni tanto a accendere la candela, stia tranquillo. Dico, guarda che io sto tranquillissimo, non mi preoccupare. Però devo fare una domandina, piccola piccola, ma tu ci credi veramente che Gesù è Dio? Sai cosa succede durante la messa? Perché il motivo per cui non viene a messa, allora, sono due cose, o sei matto ma da ricovero psichiatrico, oppure, come è possibile, non ci credi veramente perché non è facile credere che Gesù è Dio, né è facile credere quello che succede qui tra poco, perché qui tra poco io non vado a fare un rito, d'accordo? Una serie di atti, sempre gli stessi voi, che se uno sta attento e se uno sorprende c'è in maniera un po' frettolosa e sciatta, sono pure lui usi, e poi sono finiti, ma quando è che dice una messa fine, andiamo in pace, così sanno tutti quanti. No, qui tra poco il sacrificio della croce, quindi quello che vediamo lì dietro, che è successo storicamente circa 2000 anni fa, si compie qui, non come simbolo o come metafora. Il corpo e il sangue di Cristo che io consacro separatamente, che sono presenti sull'altare, fratelli e sorelle carissimi, voi capite, per
per farvi capire in breve, così capite anche la differenza tra la vita e la morte. Io adesso sono vivo, giusto? Credo di sì, sto parlando, voi siete vivi perché mi state ascoltando, giusto? Il vostro sangue dove sta? Dentro il vostro corpo, giusto? C'è il cuore che puzza, passa per le arterie e ritorna per le vene, il cuore comunque piglia l'ossigeno e fa questo circolo continuo. Se il mio sangue esce dal corpo, quando è che il mio sangue esce dal corpo? Quando in qualche modo sono ferito, giusto? Perché il mio sangue esce dal corpo, qualcuno mi deve ferire. Ma sull'altare io consacro separatamente il corpo di Cristo e il sangue di Cristo, attenzione, quelli sono realmente presenti sull'altare. Quando io consacro, non dico questo simboleggia il corpo di Cristo, oppure questo rappresenta il corpo di Cristo, ma in quel momento, questo è il mistero del sacerdote, Gesù scende in me, usa le mie labbra per ripetere le parole che ha detto e dice: questo è il mio corpo. Voce del verbo essere significa che da quel momento in poi quell'ostia non è più un'ostia, ma è il corpo di Cristo. Quando consacro il calice, io dico: questo è il calice del mio sangue. Quindi sull'altare corpo e sangue di Cristo si trovano separati l'uno dall'altro. Quando è che il corpo e il sangue di Cristo storicamente sono stati separati l'uno dall'altro? Quando? Durante la passione, la crocifissione. E quindi che succede lì? Capite? Come dovremmo stare a messa? Cioè, siccome resti i vostri nomi, i vostri angeli custodi, quando io consacro, stanno tutti quanti prostrati con la faccia a terra in adorazione, perché loro lo vedono quello che succede sull'altare, veramente, a differenza di noi, che vediamo soltanto tutto velato, vediamo dei riti apparentemente insignificanti. Guardate che anche se noi non ce ne accorgiamo, questo è. Avete mai sentito parlare dei miracoli eucaristici? Forse ci andrei un pochino in giro. Io una volta l'anno, almeno un paio di volte l'anno, proporrò alla parrocchia di andare a fare qualche giro, qualche pellegrinaggio. Perché? Perché sono esperienze molto costruttive. Voi sapete che in Italia ci sono almeno una ventina di posti dove sono custoditi dei miracoli eucaristici. Il più importante è a Lanciano, in Abruzzo. Voi sapete che ci sta a Lanciano? Ci sta un'ostia che è stata consacrata 1200 anni fa, capite? Che è diventata carne umana. L'hanno analizzato, quella carne umana appartiene al cuore. Quel cuore, tuttora adesso, se tu lo analizzi al microscopio, ha i ventricoli che fanno tutto, 1200 anni dopo. Sotto quell'ostia ci sono 5 volumi di sangue, di gruppo AB positivo, lo stesso gruppo sanguigno della Sacra Sindone, di cui vi anticipo durante la Settimana Santa, proporrò a tutti quanti di vederci insieme nel teatro un documentario stupendo sulla Sacra Sindone per renderci conto di che è successo nella Settimana Santa. Capito? Che cosa succede nel miracolo eucaristico? Che il Signore ci fa vedere, che cosa vuol dire? L'hanno analizzata gli scienziati, che cosa vuol dire? Quello che succede sempre, cioè ordinariamente non si vede, ma quello succede sempre. È per questo che vi dico, ci crediamo veramente che Gesù è Dio o no? Avete visto anche la domanda che Gesù fa? Tuo fratello risusciterà. Questo lo dicevo ieri sera, ma voi ci credete a quello che diremo tra poco nel credo? Tra poco battezziamo una creatura, perché la battezziamo a fare una creatura? A che serve battezzare un bambino che è l'innocenza stessa? Che peccati fa il bambino? Uno, c'è il peccato originale. Domanda, ci crediamo, sappiamo cos'è il peccato originale, ma secondo, quel bambino viene battezzato, ci sarà il cielo pasquale acceso, perché dentro di sé ha il germe della risurrezione. Quel bambino, come tutti noi, morirà, e adesso vedremo perché si muore, ma nell'ultimo giorno quel bambino, quella bambina risorgerà. Non è una favola questa qui, non è una teoria. Tra poco lo diremo: aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Amen in ebraico non vuol dire così sia, ma vuol dire così è, cioè io sono più sicuro di questo, capito, che non del fatto che sto parlando e che muovo. Cioè le verità di fede hanno un tasso di certezza superiore addirittura a quelle scientifiche. Ci crediamo veramente? Punto interrogativo, non è stato riscontrato. Allora, se la messa è quello che io sto dicendo, ma c'è qualcuno che è così matto da non andarci? Perché tu stai dinanzi a Cristo crocifisso, che è morto in croce per te, e gli effetti della sua morte scendono su chi partecipa alla messa. E chi si è confessato e sta in grazia può ricevere Gesù Cristo in persona dentro la propria anima. Ma capite? Allora, quando una persona non va a messa, non è che gli puoi dire, non ha capito quello che succede, quindi
lo devi aiutare a aprire gli occhi, perché se apre gli occhi, io le persone che conosco, che hanno capito bene cos'è la messa, ma la messa ce l'hanno pure oltre che la domenica, ce l'hanno lunedì quando possono, certamente compatibilmente con i piedi della famiglia del lavoro, cioè non è un dovere, è una cosa che se qualche è così bella, che se posso ce l'hanno. Io, che so prete, non sono stato un giorno solo da quando sono stato ordinato senza la messa. Se tu mi dici che preferisci fare una settimana di digiuno a pane e acqua o un giorno senza la messa, non ci penso neanche un secondo. Una settimana di digiuno a pane e acqua, subito. Perché io senza la messa muoio, capite? Se muore. Quando non ci credete. Domani, altra cosa. Avete visto Gesù che piange sulla tomba di Lazzaro? È bella questa scena, no? E avete visto anche cosa dicono? Ah, ma questo che ha guarito il cieco nato, il Vangelo della domenica scorsa, poteva venire qua a guarire l'amico suo. Sapete che Lazzaro era il miglior amico di Gesù. Gesù era un uomo sulla terra, ha vissuto le cose belle, i rapporti di amicizia, e ha pianto sulla tomba di Lazzaro. Ma Gesù l'ha fatta apposta per andare lì, perché voleva andarci dopo 4 giorni che era morto, e voleva anche mettere alla prova la fede delle sorelle. Allora, state attenti, quando succede una cosa brutta nella nostra vita, cosa fanno tutti quanti gli uomini? Ah, ma se Dio esiste, perché non ci ha messo le mani? Perché non ha fatto, non è intervenuto? Perché non ha guarito mia madre, mio padre, mio fratello? Perché è successa questa disgrazia? Come i giudei? Cioè, ah, se Gesù Cristo è così buono, ha guarito il cieco nato, perché non è venuto qua e non ha fatto morire il suo mio amico? Non diciamo tutti così? Ma non si dice così. Perché se Gesù fa una cosa, lo sa quello che fa. Certo, non risuscita tutti i morti, d'accordo? Ma quando una cosa viene da lui permessa, io primo giorno che sono venuto qui, ho raccontato subito la storia edificante che è successa a me, con la sofferenza e con la morte del mio miglior amico, per cui sono venuti i frutti di grazia, di santità, i mezzi, l'ho raccontato primo giorno che sono venuto, capite? Cioè, con gli occhi della fede, le cose umane si guardano in un altro modo, perché se Gesù è Dio, e se Dio è onnipotente, c'è tutto sotto controllo, tu non devi puntare il dito e dirgli: perché tu che sei onnipotente non hai fatto questa cosa che ti ho chiesto? Questo è un argomento sbagliato. Ma pensare, siccome Dio è onnipotente e non ha fatto la cosa che ti ho chiesto, questa cosa va bene così. È tutta un'altra cosa, è tutto un altro stile di vita. Ultimo o penultimo, vediamo quanto tempo ci abbiamo, spunto di riflessione. Lazzaro era morto. Domanda: ma secondo voi la morte è volontà di Dio? Noi moriamo perché è volontà di Dio. Mi hanno detto, mi hanno raccontato, che uno dei miei cari ragazzotti di Latina, che ho lasciato un bel gruppo di ragazzotti, è stato bravissimo alla Lexio Divina con il vescovo, e a un certo punto al vescovo gli ha fatto questa bella domanda: eccellenza, ma come si fa a conoscere bene la volontà di Dio? Un ragazzotto di 17 anni, bella domanda. Il vescovo ha confessato poi che ha risposto, dice: però, ammazza che bella domanda, andava a parlare, non so se col mio successore o qualcuno, dice: ammazza che bella domanda che ha fatto questo ragazzo. Perché quando si va su questo, andiamo su alta spiritualità, eh? Allora, la morte secondo me è volontà di Dio. Noi moriamo perché Dio è contento che noi moriamo? È contento Dio di vedere il nostro cadavere diventare, perdonatemi il linguaggio un po' crudo, cibo per i vermi, perché questo diventeremo. È contento? Ma non ci ha creato lui, e che si è sbagliato? Con un po' di faccia che mi guardo e dice: ma che sta a dire? La morte non è volontà di Dio, la morte è volontà nostra. Noi moriamo, sapete perché moriamo? Per lo stesso motivo per cui tra poco battezzeremo Gianni, come si chiama? Per questo motivo moriamo. La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo attraverso il peccato commesso dai nostri progenitori. Che cos'è il peccato? Siete mai chiesto? Il peccato è la volontà dell'uomo folle che si separa da Dio e dice: io non faccio quello che dici, faccio quello che dico io. Si realizza questa rottura. Qual è la conseguenza di questa rottura? Che come la mia anima si è separata da Dio e muore, concetto di peccato mortale, così un bel giorno il mio corpo, in maniera innaturale, si separerà dalla mia anima e passerà per la corruzione. Per questo si muore. Gesù è venuto a prendere la nostra morte morendo in croce. Perché? Perché in questa vita può risorgere la nostra anima vivendo in grazia, e perché alla fine della storia anche il nostro corpo risorgerà, come vedremo il giorno di Pasqua. Allora, a partire da questo, l'ultimissima cosa che voglio dire, l'ho approfondito un po' di più, è l'attenzione alla divinità del corpo umano.
Oggi i corpi vengono idolatrati in questo mondo. Lifting, chirurgie estetiche, linee. Adesso comincia che tra poco a Latina, quando stava a Latina c'è il mare. E quindi i digiuni in quaresima oggi voi siete bravi di fare, ma non li fa quasi nessuno. La quaresima è il tempo di dove si fanno i digiuni per amore di Dio, però. Però siccome tra poco bisogna andare al mare, specialmente le signorine, ma pure i maschietti che. Oggi i maschietti fanno concorrenza di vanità alle femminucce, perché ne fanno tutti i colori. E raccontano alcune persone che fanno gli estetisti, che gli uomini vanno all'estetista a fare tante quelle cose che mai non sapete, perché devono essere statue perfette. Quindi c'è l'idolatria nel corpo, quindi se devo fare un digiuno per amore di Dio non lo faccio, il giorno delle ceneri non lo faccio, venerdì santo che sarà un giorno di digiuno lo faccio, ma se devo stare un mese a pulirmi le palme perché devo mettermi il costume, ah no, col comprimo diventa una anoressica. Questa è idolatria del corpo, non è culto del corpo. Poi mi ammazzo le sigarette, sapete che le sigarette fanno male a tre cose: alla salute, al portafoglio e alla nostra anima, mi ricordo. Quindi faccio super, però se vedo ammazzare le sigarette così viene ben cace ai polmoni, oppure mi viene l'ictus cerebrale, oppure tutte le altre malattie. Pensate che mi ha detto un mio amico, come si chiama, antropologo, che il tumore alla prostata è scientificamente dimostrato che in molti casi dipende dal fumo. Chi mai sarebbe immaginare che il tumore alla prostata dipende dalle sigarette? Dipende dalle sigarette. Quindi noi abbiamo un modo disordinato di amministrare il nostro corpo, capite, in vita e anche oltre, perché si va diffondendo, se voi vedete, vi prego di leggere quando metto certe cose, e adesso va diffondendosi anche tra i fedeli la pratica della cremazione. Lo sapete? Bruciare i corpi di un morto. Secondo voi questa è una cosa fatta bene o per noi? È intervenuta la Congregazione dell'Ottina della Fede con tanto di controfirma di Papa Francesco. Ci stanno i cartelli appesi sulla porta della chiesa, sono ancora delle fotocopie, un fatto che dobbiamo essere formati. Ma secondo voi, questo corpo, il corpo di Emma, tra poco riceve lo Spirito Santo. Se voi poteste vedere un bambino dopo il battesimo, bisognerebbe mettersi in ginocchio come davanti al tabernacolo, perché c'è la Santissima Trinità presente dentro quell'anima. È vero che un giorno morirà, ma quello è un corpo che è stato abitato dalla grazia di Dio. Capite? Pure se poi da grande noi diventiamo peccatori, lontani, comunque siamo stati battezzati, cioè dentro quel corpo c'è stato Dio. Ma io posso via quel corpo e dargli fuoco? Ma come ci viene in mente? Avete visto cosa ha detto Gesù? Lazzaro non è morto, si è addormentato. A un certo punto poi questi non capiscono, dice, ah, se si è addormentato non si sveglia. Dice, no, avete capito? Io sto dicendo che si è addormentato nel senso che è morto. Ma voi sapete che cosa significa etimologicamente la parola cintero in greco? Chiumiuterion, sapete che significa? Chiumiuterino significa dormitorio. I cimiteri li siamo inventati noi. Perché? Perché noi pensiamo che la morte sia il sonno più lungo che noi ci facciamo. Io dico sempre, meno male perché sto in grosso debito, in attesa che il nostro Signore dica una parola e risorgiamo dalla morte. Quindi il nostro corpo viene custodito nel cimitero per essere un oggetto di rispetto, perché vado lì e ci dico una preghiera, ci accendo un cielo, ci porto la cosa santa e lo tratto bene. Voi avete visto che i funerali, prima che esce la sala, avete fatto caso ai funerali, cosa fa il sacerdote? L'incenza, no? E che l'incenza fa secondo voi? L'incenso si usa come una cosa sacra, per dire che quel corpo, che comunque passa per l'evoluzione, dipendente da colpa nostra, non dalla volontà di Dio, è stato un corpo abitato dalla grazia, ha ricevuto in chiesa il funerale e attende la risurrezione. Quindi noi dobbiamo riscoprire l'importanza del corpo e trattarlo bene in questo mondo, non farne oggetto di profanazione e non maltrattarlo o idolatrarlo e rispettarlo dopo la morte, perché la redenzione che Gesù ha operato non raggiunge soltanto la nostra anima, ma anche il nostro corpo. Ecco, ci sarebbero ancora moltissime cose da dire, ma devo necessariamente fermarmi. Ci aiuti questo Vangelo a riscoprire l'importanza e la bellezza dei grandi doni che il Signore ci ha fatto e per intercessione della Madonna ci agevoli quest'ultimo tratto di cammino verso la Pasqua per poter vivere degnamente questa grandissima festa, che è la festa della salvezza delle nostre anime e la festa anche del riscatto e della redenzione dei nostri corpi. Siamo lodati in Gesù e Maria. Sempre.